Cioè, in che senso l'ha impennata di acceleratore? Poi, ma mi stavi puntando, signora? No, chiuso il gas, ragazzi. Vuoi tirare? Guarda la potenza! Olè! Saltone! Vogliamo provare a sbloccarla! Vittorio, non si può guidare! Troppo veloce così! Vi dico la verità, ho sbirciato perché ero troppo curioso. Questa, ragazzi, è una bomba! Allahu Akbar! No, cioè, nel senso, non esplode. Però è veramente, veramente una gran... BOTTA! Per il momento chiamiamo Vittorio, che è l'impennatore dei mezzi elettrici. Già vi ho spoilerato qualcosina. Devi solo guardare, guarda quanto è bella. Ma questa è la seria proprio. Sfondiamo? Ma come? Aia. Io non ragiono però. Aia. Ta-da! Mamma mia. Questa veramente sarà ultra divertente. La devi montare la ruota. Ho dimenticato il coltello. Quando è sta rotta? Abbiamo preso il coltello della pesca. Perché? Perché questo avevo. Ragazzi, ha il doppio motore. Avanti e indietro. Questo è un altro motore. Questa cosa, secondo me, fa paura. Veramente fa paura. Ma poi, ragazzi, che pinze, che freni, mamma mia. Dobbiamo montare tutto noi, anche i pedali. Come si dice quando è pronta? Ma io che cazzo ne so, scusa. Come si dice quando è pronta? Ma devi i video, no? Ta-da! Sì, buono, no. Ragazzi, eccola qui. Il nome dell'azienda lo scrivo qua perché non voglio sbagliare a pronunciarlo. MG740 Plus. Questa penso sia la miglior bicicletta elettrica che io ho mai provato, ho mai guardato e ho mai testato. L'azienda l'ha creata proprio per il fuoristrada. Doppio motore da 1000 watt, quindi ragazzi 2000 watt. Benvenuti nella prima lezione di matematica di base. Velocità massima 51 km orari. Ci credete voi? Cioè, questa se la sblocchi vola. Già solo accendendo il display a LED HD risulta che il contachilometri arriva tranquillamente oltre i 100. Cambio a 7 marce Shimano importato dal Giappone. Batterie Samsung al litio. Freni idraulici. Sospensioni da paura che adesso testeremo per bene. Ve la faccio vedere subito e poi ci saliamo in sella. Sensore per il freno posteriore lo stacchiamo perché questa è anche da fuoristrada. Che fai? Non metti a Vittorio ad impennare? Abbiamo appena attivato anche il secondo motore, ma guardate quanto tira. È assurda sta bici. Mettiamo il casco, accendo la GoPro e salgo in sella io questa volta. Così vi faccio vedere come si guida veramente una bicicletta. Cioè, in che senso l'ha impennata di acceleratore? Fammi vedere. Ma cos'è un motorino? No, voglio provarla. Allora, ragazzi, c'è il singolo anteriore, doppio motore e singolo posteriore. Ne mettiamo dual. Guardate come sgomma avanti. Aspetta, prima di tutto voglio mettere le marce. Io metto la marcia più pesante possibile. Madò, quanto schizza. Solo di acceleratore, ragazzi, non pedalerò. Poi, ma mi stavi puntando, signora? Questa è da sbloccare subito. Ma no, ma viaggi proprio come uno scooter a filo di gas, 25 km orari. Cioè, è bellissimo. Voglio provare a fare qualche salto. Ma è una bomba. Ragazzi, non si sente un fosso. Bella, 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 bella. Andiamo a fare un poco di sterrato. Olè! Saltone! Cazzarola, stavo ammazzando. Per lo sterrato non so quanto sia funzionale, che accelera anche avanti. Cioè, non so se può dar grippo o magari, vedi, in qualche curva non è tanto funzionale. Forse è meglio avere solo l'acceleratore al posteriore. Non si sente una buca. Le salite le mangia, non sto per nulla pedalando. Zero, zero, zero. Bella, 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 veramente. Il fatto che accelera all'anteriore per le salite è utilissimo, soprattutto sullo sterrato. Però poi in curva non è una cosa che mi piace tanto. Ma nel fango, ragazzi, una stabilità assurda.
Ma questa può essere un ottimo allenamento per l'off-road, perché c'ho le ginocchia incrociate attorno alla sella, piedi in punta sulle pedane. E non sto pedalando, ragazzi, è uno scooter, veramente è uno scooter. E non è sbloccata, questa è limitata. Ti mangi la salita come se nulla fosse, solo anche d'acceleratore. È ripidissima questa salita. Questa salita è ripidissima, credetemi. Seriamente la bicicletta migliore che io abbia mai provato. Però adesso la passiamo a motore singolo al posteriore. No. Proviamolo anche solo col motore anteriore. Come tira avanti. Vabbè, in salita sicuramente è un motore di supporto. Oh cacchio, sale, sale, da fermo e sale. Non sto pedalando, la sto guidando tipo scooter. Ciao padre. Il prete gli piacciono le bici. Ed è anche scarica, ragazzi, non l'ho mai caricata. Passiamo al doppio motore e facciamo una prova di velocità. Avemus papam. Si prepara lo sparo. Concentrato. Sono pura velocità. No? No? Dopo proviamo a sbloccarla. Test di velocità di punta. Vediamo quanto prende. Abbiamo anche il clacson. Woohoo! 50 km orari. Ho pedalato però, ragazzi, perché è limitata. Pom pom, bussa alla porta. Mi sono comprato il motorino nuovo. Brom brom. Brom brom. Vuoi tirare? Ragazzi, tanto non la battono, non la battono. Guarda la potenza. Ora ci metto il rumore della Kawasaki al limitatore. Adesso tu devi impennare per il popolo di YouTube. Facci vedere come si impenna questa bicicletta, che io non ne sono capace. Ha impennato l'acceleratore, va, come il motorino. Guardalo. Cioè, questa secondo me per fare i salti ti diverti proprio tantissimo. Ragazzi, scrivete tutti nei commenti per il prossimo test di un mezzo elettrico, monopattino o bici che sia. Cosa volete che facciamo? Quali test? Le impennate io perdo, che vuoi da me? Così faccio io, quella è una mia impennata. Assurda veramente, questa è da portare veramente a fare off-road, ragazzi. Un prodotto veramente spettacolare. Beh, allora, ma tu hai provato tutti i mezzi elettrici, ancora una volta. Voglio la tua recensione fidata. Non supera i 25 perché è limitata. Vogliamo provare a sbloccarla. Ragazzi, tenendo premuti questi due tasti si entra nel menu segreto e possiamo alzare la velocità fino a 100 km orari. Ho appena finito di vedere un video che me lo spiegava. Questa è da provare subito. Eh sì, figurati col doppio motore adesso. No ragazzi, adesso ripetiamo il test. Impostato il doppio motore, adesso andiamoci ad uccidere. Mamma mia, Vittorio, non si può guidare. Oh, troppo veloce così. La sto pedalando, ragazzi. No, chiuso il gas, ragazzi, ho chiuso il gas. Bellissima, adesso dobbiamo provare in salita. Ma ragazzi, accelera più di un 5, ma pure più di un 125. Non metterò per nulla i piedi sui pedali. Proviamoci. Voglio prendere i 40 su questa salita. Ma li prende tranquillamente. Non ci credo. Bellissima. La miglior bicicletta che ho provato finora in vita mia. Vale, guarda e impara. Ma che faro, fra, che c'ha? Ma è fortissimo il faro. Guarda là, guarda che faro. No, ma comunque veramente è bella bicicletta, eh. Hai visto quanto sono bravo a impennare la bici? Ma non è che forse devo alzarmi un po' la sella? Stai facendo il video? Grande! Grande! Come si chiama il tuo amico? Si chiama Kicker. Un bacio, Kicker! Grande. Che poi mi ha fatto il video che non si impennare. Adesso mi perculeranno tutti quanti. Secondo me mi devo alzare la sella però. Già così.
C'ho più peso dietro, dai. Ora mi devo schienare, ragazzi, se no non sono contento. No, faccio un circolo e chiudiamo il video. No. Io non so impennarle le bici. Però questo ho spaccato, devi essere sincero, eh. Ci sto prendendo la mano, quello che è levito. Io sono fermo da troppo tempo a fare le impennate e ste cose. Perché non è che non so usare il freno, è che non ho più la forza nelle braccia. Ragazzi, basta, perché sono veramente distrutto. Lo ripeto ancora una volta: MG740 Plus, la miglior bici che finora ho mai provato in vita mia. Ragazzi, ci dovete scrivere nei commenti le prove che volete che noi affrontiamo con questi mezzi elettrici, così ci divertiamo insieme. Voi ci date le sfide e io le faccio fare a Vittorio, perché sennò mi faccio male. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao!